Siamo in collegamento con il dottor Fausto Benedetti, che è primo ricercatore presso l'INDIRE. E perché parliamo con lui? Perché lui si è occupato, si sta occupando di un progetto di grande interesse, il contrasto alla violenza di genere, che è un tema molto importante e che appunto è l'oggetto di un progetto che l'INDIRE sta realizzando in collaborazione anche con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso il Consiglio dei Ministri. Perché avete pensato di mettere in piedi e di realizzare un progetto su questo tema? Quali sono i vostri obiettivi? Che cosa vi prefiggete? Dunque, allora, io saluto tutti ho per davvero piacere a parlare con lei e a dare qualche informazione su questo progetto che per noi è stato molto importante. Ricordo che il finanziamento del DPO, cioè del Dipartimento delle Pari Opportunità a favore dell'INDIRE per la realizzazione di questo progetto, arrivava a circa 2 milioni di euro, quindi uno sforzo importante e la dimostrazione che sia il DPO che noi avevamo un forte commitment su queste questioni e nell'intento di realizzando uno sforzo comune raggiungere determinati obiettivi che erano quelli del contrasto per l'appunto alla violenza di genere che solo di passaggio, ricordo, è presente per esempio nell'Agenda 2030, qua e là ci sono dei riferimenti, soprattutto nei primi articoli all'interno della Costituzione, alla parità di genere e poi anche, come dire, Machiavelli avrebbe detto la realtà effettuale, no? La realtà effettuale dei nostri tempi è quella all'interno della quale noi assistiamo a situazioni molto particolari, femminicidi, violenze di vario tipo, anche condotte attraverso gli strumenti, social, eccetera, eccetera. Ricordo che la legge sul femminicidio è una legge particolarmente giovane, no? La cui applicazione, diciamo così, secondo me, addirittura fatica a sciogliersi. Anche perché, come tutte le leggi, dovrebbe condurre ad una cultura di un certo tipo. Ecco, forse l'obiettivo principale del progetto era proprio quello di trasmettere una cultura del rispetto dell'altro e questo obiettivo, anzi questo scopo, diciamo meglio, è difficile da raggiungere perché cambiare un cotè culturale è sempre particolarmente impervio ed impegnativo. E questo è il motivo per cui il progetto che ha avuto, diciamo così, la durata di circa 2 anni, per quanto riguarda l'INDIRE, sulla falsariga della sostenibilità non si è concluso. Questo è un progetto che noi abbiamo messo a regime sostanzialmente. E che proseguirà secondo altre forme fino a quando, diciamo così, i tempi non saranno maturi. Senta, dottore, voi avete anche realizzato un portale con il materiale che riguarda questo progetto. È un portale di grande interesse che può essere molto utile per le scuole, per i docenti, ma anche per gli studenti. Di che cosa si tratta? Che cosa c'è in questo Sì. portale? Allora, il portale, diciamo, è realizzato con la forma di una vera e propria rivista. I contenuti di questa rivista vengono, diciamo così, sostituiti e integrati pressoché quotidianamente e l'idea sarebbe quella di creare un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica in riguardo a queste tematiche. Naturalmente, da questo punto di vista siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione e naturalmente di un certo valore e di un certo livello, in modo da, come dire, superare addirittura la forma rivista per attingere a una forma che invece è quella di una comunità, che apprende continuamente nel tempo e nello spazio e che, è in grado di, come dire,
passando il testimone a chi subentra e a chi vuole partecipare come neofita o perché non conosce l'iniziativa, per fare in modo che possa, diciamo così, crearsi un grande, non solo punto di riferimento, ma una grande riflessione a favore di tutti su queste tematiche, perché le ripeto e concludo, le questioni culturali, ancorché di grande spessore, sono anche di lunga durata. Senta, dottore, oltre al portale, il progetto però prevede anche molte altre attività, molte altre iniziative. Ce le Sì. dica, ce le descriva brevemente. Allora, il portale, diciamo, è l'ultimo portato, scusi l'allitterazione, del progetto, ma il progetto ha visto mettere in campo da parte dell'INDIRE numerose azioni. Per esempio, noi abbiamo fatto uno studio sulla normativa nazionale e internazionale in riguardo alla violenza di genere. Poi abbiamo realizzato un percorso di formazione a favore dei docenti, che, come dire, nella viva attività delle giornate scolastiche, dovevano, in realtà lo hanno fatto, dovevano trasferire attraverso percorsi didattici modulari il senso dell'importanza del genere nei confronti dei loro studenti, mantenendo inalterate le qualità e le attitudini tematiche delle loro proprie materie, cioè andare a intercettare le questioni di genere all'interno delle materie. Poi abbiamo realizzato un kit didattico che conteneva numerosi materiali. Appunto dal sondaggio normativo a istruzioni per la progettazione didattica e quant'altro. C'era anche un glossario di riferimento che poteva essere una sorta di elemento iniziale per creare percorsi didattici e così via. E poi c'è una parte del progetto che riguarda la comunicazione e la mobilità. Questa parte a causa del Covid non è stata pienamente realizzata, lo sarà in futuro. Senta, dottore, però mi pare che c'è un punto cruciale in un progetto di questo genere, perché insegnare ai giovani che esiste la parità dei sessi è certamente importante, fondamentale, però questo purtroppo non ci garantisce poi che gli stessi giovani mettano in atto comportamenti coerenti con quanto appreso, perché qui non si tratta soltanto di spiegare ai ragazzi appunto quali sono le leggi che parlano della parità di genere o quali sono i comportamenti corretti da mantenere. Qui si tratta anche di fare in modo che questi comportamenti entrino un po', mi si passi questo termine molto impreciso, ma è per rendere l'idea, entrino nel DNA di ciascuno. Allora, cosa avete pensato di fare voi per trasformare le conoscenze in comportamenti concreti, in comportamenti quotidiani, che poi credo debba essere lo scopo fondamentale della scuola? Sì, quello che lei afferma è assolutamente corretto e da parte mia completamente condivisibile. È un po' il ragionamento che stavo facendo prima in riguardo alla cultura, no? Cioè, un conto è il contesto culturale e un conto sono gli apprendimenti. Per arrivare a creare un contesto culturale di un certo tipo, che abbia a che fare con il rispetto, la parità, eccetera, eccetera, lo sforzo da condurre è profondo. Tant'è vero che noi il progetto l'abbiamo messo a sistema, cioè questo progetto non finirà mai, sostanzialmente. Però poi abbiamo pensato anche ad altre azioni che riguardano, per esempio, la comunicazione a favore delle famiglie, non solo degli studenti. E abbiamo
Abbiamo pensato a delle situazioni di premialità per permettere agli studenti un rinforzo in riguardo alla, diciamo, l'interiorizzazione di certi apprendimenti, e quindi un premio sulla base di un concorso realizzato a favore di tutte le scuole italiane, e infine azioni di mobilità. Abbiamo pensato di premiare gli studenti migliori, e in questo senso i migliori possono essere un traino per tutti gli altri. Senta, dottore, voi avete già anche qualche riscontro, cioè avete fatto, immagino, un monitoraggio sulle attività, ma soprattutto un monitoraggio su quello che poi nelle scuole è accaduto, cioè qual è stata la ricaduta, insomma, del vostro progetto? Avete qualche dato in merito? Sì, guardi, noi abbiamo dunque questo progetto ha coinvolto circa i tre quarti delle scuole superiori, perché, come dire, il target, il bersaglio della nostra iniziativa era il biennio delle superiori, che è un momento diciamo particolare, no? Nell'evoluzione degli studenti e dei ragazzi, un'età particolare, tra l'altro assolutamente, diciamo, non solo fertile ma anche assorbente, no? E quindi abbiamo coinvolto circa i tre quarti delle scuole italiane. Alle attività di formazione hanno partecipato circa 1000 insegnanti, e ancora oggi noi abbiamo delle proposte in termini di articoli per la rivista che sono circa una decina al giorno, tant'è vero che io ho realizzato una redazione per gestire l'insieme articolato di questa documentazione. Poc'anzi lei ha fatto cenno ad un aspetto molto interessante. Lei ha parlato anche di viaggi premio per gli studenti più meritevoli. Di cosa si tratta? Ovviamente immagino che questi viaggi premio non si siano potuti realizzare a causa delle condizioni della pandemia, ma penso che abbiate intenzione di ritornarci sopra e di realizzarli. Di che cosa si tratta? Sì, è senz'altro così. Dunque, la parte conclusiva del progetto, quella che riguardava, come dicevo prima, la comunicazione e la premialità, non si è potuta di fatto realizzare perché le scuole sono state chiuse. L'idea però era quella, appunto, all'interno della strategia di penetrazione delle idee che noi vogliamo proporre e che vogliamo siano condivise o comunque riflesse all'interno del all'interno del mondo scolastico. Abbiamo pensato di realizzare una serie di concorsi sul tema della parità di genere, a cui gli studenti o in forma associata, per esempio come classe o da singoli, potessero intervenire e commentare secondo, diciamo, le loro sensibilità e le questioni di genere, attraverso documenti scritti, video, allestimenti, immagini sia fotografiche che pittoriche e quant'altro. Di questa proposta, di questo stimolo, noi avremmo valutato, anzi valuteremo gli interventi migliori e premieremo, appunto, con dei viaggi premio nei luoghi a cui ho fatto riferimento precedentemente, o delle classi o degli studenti singoli. E l'importante, ed è quello che è scritto nel progetto e che, diciamo, come dire, illustra le nostre intenzioni, l'importante è che questa iniziativa, che condurremo di qui a quando la scuola riaprirà, presumo e mi auguro il prossimo anno scolastico, a patto che ci sia una penetrazione a livello di sistema. Senta, l'ultima domanda è questa. Allora, chi però finora non ha partecipato al progetto e non ha partecipato alle attività, lo potrà ancora fare a partire non da adesso ma dal prossimo anno scolastico? Cioè ci si può, come dire, inserire in itinere?
Certo che sì, noi quando ci mettiamo diciamo, la casacca della IUL, ma sotto manteniamo la maglietta dell'Indire, quindi insomma, siamo un po' ambigui da questo punto di vista. No, facciamo questa cosa, noi lanciamo una formazione, il che significa rendere pubblici dei materiali. Questa formazione in questo caso era dedicata ai docenti, no? Perché questo diceva la lettera del progetto. E in realtà poi l'ultima settimana noi apriamo la formazione a tutti quanti, a tutti, diciamo, coloro i quali sono interessati a queste questioni. E questo lo facciamo, diciamo, scandendo il calendario dell'anno scolastico. Quindi cerchiamo di iniziare a ottobre, settembre e finire circa 6 mesi dopo. Anche questa azione qua sarà un'azione a sistema. Cioè noi questa formazione, rinnovandola, la proporremo di qui in avanti, diciamo, per lungo tempo. Quindi l'idea è che, oltre alla gratuità della proposta, è quella dell'ampiezza dell'offerta, diciamo così, no? Che si rivolge a tutti gli interessati in riguardo a queste questioni, e secondo me dovrebbero, dato che sono questioni di civiltà, dovrebbero essere la gran parte dei cittadini del nostro paese. Bene, la ringraziamo e quindi ribadiamo, chi non ha ancora avuto modo di conoscere questo progetto lo può consultare, può capire nel sito dell'Indire di che cosa si tratta, e chi vuole aderire anche nei prossimi mesi o nel prossimo anno scolastico lo può fare, perché nel sito dell'Indire trova tutti i materiali necessari per poter avviare un percorso didattico formativo con i propri studenti e anche un percorso con le proprie famiglie. Grazie al dottor Benedetti per averci illustrato con molti particolari questo progetto, e facciamo a lei e all'Indire i migliori auguri di buona prosecuzione.